siate stancati del mio filmato. E adesso ci sarà un brevissimo filmato per presentare il secondo ospite, ma questo è abbastanza breve ed è il più famoso della sua carriera, penso. Abbiamo doppiato tenendoci in mano nella mano.
scene benissimo, è molto divertito. Ed è il motivo per cui cerchiamo di non farci vedere insieme. Sandro, e se lui si ricordava tutti quei pezzi che avevi fatto vedere prima. Adesso stavo accanto a mia moglie e ogni tanto mi girava la testa e facevo, ma io ho toccato questo, ma quando l'ho fatto questo? Ma mi hanno pagato. No, vabbè, a parte gli scherzi, alcune cose sono anche del paleozoico, perché non sembra, io mi sono messo la maglietta da ragazzetto, ma oramai sono a tempatello, insomma. Sono tanti anni che lavoro, quindi tante cose non me le ricordo. Mi ricordo quelle più recenti, ovviamente mi ricordo molto bene Brad Pitt, ma quello è facile. Mi ricordo bene Will Smith, mi ricordo bene gli attori che doppio adesso, poi è ovvio, Casa Keaton, e anche Enrico Di Mario, certo che è Di Mario, anzi, ma era Enrico Di Mario. La memoria di questi attori. Quindi è difficile, perché quest'anno è il 46esimo anno di carriera, quindi insomma, qualche cosina ma... Facevo il cagnolino che guardava sempre la televisione. Quel bastardo di Joe Diego. Eccolo lì dietro quella roccia. Fulmine non è morto, è solo ferito, credo. Adesso chiediamo a Sandro Cerro se si fa un pezzo romantico di Brad Pitt. No, questo qui è uno scherzo. Allora, nelle interviste, le interviste sono che fanno a noi doppiatori sono anche abbastanza monotone, come hai cominciato, chi hai doppiato la prima volta, che poi immancabilmente mi fai la voce di Brad Pitt mettendoci una frase d'amore e io rimango come un broccolo, mi viene la voce da asino fesso e non faccio niente, perché insomma, non le preparo, non è che mi metto a casa con mia moglie e dico adesso mi faccio l'amore perché ho la voce di Brad Pitt. Ma praticamente la domanda che si fanno tutti è voi siete soddisfatti di essere doppiatori o vi dispiace non essere mai comparsi sullo schermo in film, telefilm? Adesso parlo più che altro con Sandro, sei apparso sullo schermo, a parte qualche film? Io ho fatto una famosissima serie di nome I ragazzi di Padre Torino, un film che si chiamava La nipote del prete, parliamo non del paleozoico ma di più, poi ho fatto qualche piccola apparizione, ma poi una scelta di vita e di professione mi ha portato ad amare questo mestiere, a farlo tutti i giorni con lo stesso entusiasmo. Non è vero che siamo solo dei minatori, mi dicono tanti, siamo in miniera, chiusi dentro, ci divertiamo, si gioca, si lavora seriamente, si lavora molto, si fatica, però è un mestiere dove tutti i giorni vai a fare una cosa diversa e questo non credo che sia una prerogativa di tutti i mestieri. A questo aggiungete che alcuni come noi hanno anche la fortuna di doppiare e di vedere di persona delle star di Hollywood e di dare a loro la voce, beh, fondo, è un bel lavoro. È un bel lavoro, con grande soddisfazione. Vorrei aggiungere a quello che diceva Sandro, che poi non è vero che sia un lavoro in cui ci si deve sentire mortificati e limitati. È una delle specializzazioni del mestiere d'attore e si deve fare con la serietà che questo richiede. Sarebbe la stessa cosa chiedere all'attore: tu fai solo teatro, ti dispiace non fare cinema, tu fai solo cinema, ti dispiace non fare teatro. È chiaro poi che il cammino ti porta a fare
più o meno una delle cose che fanno parte di questo ambito. E se quella cosa ti viene particolarmente bene, ti piace particolarmente, tenderà a essere quella che predomina. Poi c'è qualcuno che ha, ad esempio, più vocazione al nomadismo, che allora non riesce a stare fermo nelle sale, allora vuole andare in giro, fare tournée di 6 mesi, 9 mesi, con le valigie sempre aperte, e c'è chi invece dopo un anno e così non ne può più e vuole solo stare nelle sale doppiate, buie, in pace, a doppiare, la sera tornare a casa. È un fatto anche di vocazione, di scelte, di predisposizione personale. Poi guardate, ieri sera proprio c'è stato a Roma il primo Gran Premio Internazionale del doppiaggio, ed è stato un grande successo di folla. C'erano 1500 persone circa all'auditorium di Via della Conciliazione, e diciamo che per la prima volta si è dato una risonanza più nazionale al nostro mestiere, perché c'era la serata che era stata presentata da Pino Insegno e da Francesca Draghetti, è stata sulla falsariga di quella degli Oscar, hanno fatto delle candidature per 15 categorie del nostro mestiere, e ieri sera hanno presentato le clip, hanno premiato i vincitori, c'era la giuria presieduta da Gabriele Lavia, c'era Massimo Ghini, insomma personaggi dello spettacolo di un certo livello, e devo dire che questo mestiere, che fino a qualche anno fa era sconosciuto, poco amato, grazie alle iniziative e anche alla nostra perseveranza è arrivato a diventare un mestiere dello spettacolo conosciuto. Non è che noi vogliamo assurgere alle stelle di Hollywood, soltanto far sapere che ci siamo, che siamo dei seri professionisti che sanno recitare come recitano coloro che appaiono sullo schermo, qualche volta anche meglio. Quindi volete dire che ringraziate molto la mia manifestazione, che vi rende... Certo! Guardate, Nicola è un personaggio incredibile, perché la passione che ci mette nel fare questo lavoro, l'interesse, la voglia, mi ricordo l'altro anno, 2 anni fa, che è venuto a Roma nel nostro stabilimento di Via dei Villini a fare le interviste. È uno che non si spaventa di fronte a nulla, cioè lui ha questo obiettivo. Io non avevo mai partecipato a queste manifestazioni, a questi raduni, e devo dire che sono rimasto sorpreso dall'accoglienza, dal calore, dall'interesse che tutti quanti mostrano verso il mestiere, verso ovviamente la trilogia di Ritorno al Futuro, che è la base di questi raduni. Quindi come lui ce ne fossero persone così, perché stanno dando risalto anche al nostro lavoro e ci stanno impreziosendo. Questo a parte il fatto che poi ci fa venire i posti così belli e che non guasta. Per dire queste cose non sono naturali. E volevo chiedervi, ultimamente c'è la moda in film, cartoni animati, come per esempio recentemente accade nei Simpson, di far doppiare dare doppiaggio a personaggi famosi tipo calciatori, personaggi da TV. A voi piace questa nuova moda oppure? Perché io personalmente, penso molti altri, a me gli episodi di Simpson doppiati da calciatori proprio non mi piacciono. Beh, io quello che posso dire è fatemi sentire, perché è solo dalla sensazione della base, dal rifiuto della base, che può finire questo equivoco per il quale chiunque sia noto può doppiare. È un equivoco. Io sono noto, ma non posso fare il meccanico. Perché il meccanico famoso può doppiare? Perché poi si riconosce la voce? Si riconosce proprio perché parla come parla sempre, e quindi non sta recitando, e quindi non significa niente. Però c'è questo malinteso per il quale c'è più attrattiva. Forse si riesce a far uscire un trafiletto da 3 righe senza pagarlo, su questo o quel film, su questo o quella manifestazione, su questo o quell'evento, forse costa meno che pagare la pubblicità. È il caso dei Simpson, perché queste partecipazioni, spesso questi che stanno, insomma,
affezionati per questi personaggi. Ben diverso è il caso sui grandi film d'animazione, dove questi grandi personaggi a volte sono comunque degli artisti dello spettacolo, che non so, penso a Fiorello, criticabile o meno, però Fiorello è uno che ci sta dentro, come questo mestiere lo può fare, lo sa fare. Ci sono stati altri casi di altri personaggi che hanno sinceramente, secondo me, mortificato alcuni film, e quando ci viene fatto il parallelo con i grandi personaggi che li hanno doppiati nella produzione originale, sembra che non si ricordino mai che i grandi personaggi della produzione originale americana sono grandi attori. E tu non puoi dire che Eddie Murphy equivale a chi? Non lo so, a qualsiasi cronista sportivo. Cos'è? La stessa cosa? No? O a un cantante? Tiziano Ferro è come Eddie Murphy a recitare, però ti dicono che è lo stesso. Quindi, se non vi fate sentire voi, noi non credo che potremo fare molto. Una volta ponevo questa domanda a un responsabile della distribuzione americana del film, e lui mi spiegava, cifre alla mano, quanto ti costa fare la pubblicità del film e quanto costa chiamare un talent, così si chiama, no? Tant'è vero, ieri sera in questa rassegna c'era anche il premio per i talent. Magalli è stato molto carino perché ha detto, dice, so benissimo che veniamo considerati un po' negativamente da voi doppiatori, però noi facciamo la cosa una volta sola nella vita, voi la fate tutta la vita, quindi non vogliamo venire a invadere il vostro campo. E mi spiegavo che pagare, adesso non so le cifre, ma anche 100.000 euro talent per doppiare un film costa sicuramente meno che fare la campagna pubblicitaria, e il ritorno d'immagine è superiore, perché ovviamente sapere che un film è doppiato da Fiorello è diverso che mandare gli spot ogni sera su Camisun e di far vedere il film. Questo è un puro discorso di marketing. Il discorso artistico è diverso. A me sta benissimo che Totti o chi per lui, come mai nomini sempre solo Totti? Ma anche che so, Shevchenko. No, ma no, perché è più bravo, perché lui c'ha una certa classe, recita bene, ma sono, no, voglio dire, va bene per una volta, un divertimento, un giochino, va bene. È che se poi il giochino diventa un vizio, andando ad intaccare soprattutto quelli che sono dei punti fermi di certe cose, cioè è come andare a togliere al grande Ferruccio Amendola Dustin Hoffman per farlo doppiare da Pippo Baudo, non è giusto. Allora, ma diciamo, sono proprio due categorie diverse, gli attori e i doppiatori, nel senso che secondo voi chi fa l'attore non può doppiare e chi fa il doppiaggio non riesce a recitare dal vivo, o è la stessa cosa? L'ho detto prima, sono due sfaccettature dello stesso mestiere, poi c'è chi è più portato per una cosa o per l'altra. Ci sono attori straordinari sulla scena che hanno molto meno carisma vocale rispetto a quello che hanno in faccia. Faccio un esempio banale per capirci. Accorsi, tanto successo, ma vocalmente, se pensate solo alla sua voce, è difficile che abbia un appeal. Al contrario, ci sono personaggi straordinari. Cito uno per tutti, Pino Locchi, nella storia del doppiaggio, una delle voci più incredibili del doppiaggio. Certamente non era una figura carismatica sul piano fisico, era un uomo piccolo, normale, banalissimo, poteva fare dei piccoli ruoli al cinema perché non aveva una faccia, non aveva un ruolo d'impatto. Quindi ognuno di noi deve fare i conti con quello che è più portato per fare, quello che la natura gli ha dato come dotazione. Probabilmente io con questa faccia non potrò mai fare al cinema lo spacciatore di crack, ma al doppiaggio sì, è molto divertente. E allo stesso modo, e non so, Sandro, non so, non c'è, fa lo spacciatore di crack, ma non può fare il gorilla in un cinema, non so di fare, sai, devo trovare la figura di un gorilla, uno che protegge il presidente, non può fare, Sandro, ma lui lo può doppiare, però. A proposito di questo, la bellezza del nostro lavoro
tremolo è proprio questa. Mi viene in mente un aneddoto riferito proprio allo spezzone di film che avete visto di Fight Club con Brad Pitt. Ora, per dirvi com'è diverso il mestiere del doppiatore rispetto al mestiere dell'attore da un punto di vista della differenza di ruoli che si possono interpretare. Nel cinema, se tu hai una faccia, quella faccia è indirizzata solo verso certe cose. Arriva questo film, io avevo già doppiato Brad Pitt in moltissimi film, e il distributore mi chiama e dice: senti Sandro, io non lo so se tu questo puoi fare, qua sai qui Brad Pitt è diverso, è grosso, è un po' giovane, poi parla in maniera strana, non si, guarda ti giuro, dice facciamo una cosa, faccio fare il trailer, poi vediamo che ne pensano, insomma vabbè, per farla breve, se no abbiamo fatto il trailer, abbiamo fatto il film e vi garantisco che non ho mai ricevuto tanti complimenti per aver doppiato Brad Pitt come in Fight Club. Proprio perché? Perché noi doppiatori, utilizzando il mezzo, che poi può essere più o meno ampio, perché è ovvio che la mia vocalità non può coprire personaggi di gente alta, 1,90 m, però laddove si può differenziare la recitazione, proprio semplicemente dal punto di vista artistico, per cambiare le intonazioni, per cambiare il modo di recitare, eccetera. Questo è possibile. Il grande Ferruccio Amendola, una volta arrivò. Io avevo diritto a un film che si chiamava The Heat, la sfida, e per la prima volta recitavo insieme Al Pacino e Robert De Niro. Anche vedendo il film e d'accordo con il distributore italiano, io gli dico: guarda, io sarei del parere che, siccome secondo me Ferruccio è molto più adatto, è più adatto, sta meglio su De Niro, mettiamo su De Niro Ferruccio e mettiamo su Al Pacino ovviamente Giancarlo Giannini. Non passano 10 minuti ma arriva una telefonata di Ferruccio che mi fa: ciao, ma questa storia che io devo doppiare, allora io faccio, vabbè, però guarda, io a me artisticamente mi sembri più adatto, dico, però se poi vuoi invece doppiare Al Pacino, ce ne parliamo, eh? Tu mi rispondi: no, veramente io voglio doppiare tutte e due. L'ho spiegato, sono riuscito a convincere del fatto che a un certo punto c'era una sola scena di Hit che vi ricorderete, ed era al tavolo di un ristorante dove finalmente si incontrano i due e parlavano l'uno con l'altro. E questa cosa aveva fatto storia anche a Los Angeles, cioè la gente parlava, non avevano mai recitato uno davanti all'altro, De Niro e Al Pacino. Anche gli abbiamo detto: senti, però, tu sei bravissimo, la cambierai sta voce, ma ti pare carino che quello ti fa un'inquadratura di qua e sente te, inquadra di là, Al Pacino e sente sempre te. Alla fine si è convinto, ma non era molto. Forse, adesso questo non riguarda voi, ma non tutti sanno il famoso caso in cui hanno tolto il doppiaggio di Tom Cruise a Roberto Chevalier. Gli hanno chiesto anche a lui e non c'era rimasto bene, perché la produzione, guardandolo, ha ritenuto troppo vecchio, guardandolo, l'ha ritenuto troppo vecchio per doppiare Brad Pitt. No, è Tom Cruise, guarda. E voi cosa pensate? Se guardiamo questo, si parla di questo. Meno male che mi sono cambiato. No, ma queste cose succedono e c'è da dire poi che i meccanismi sono complicati, perché è chiaro che una vocalità è diversa per forza da quella dell'attore originale, quindi semplicemente il fatto di sensibilità, la persona che deve decidere vuol dire: ma io con questo suono non ce lo sento. È molto difficile far capire a chi non parla la tua lingua, e sarebbe lo stesso per noi, che il tipo di intonazione, il tipo di modo di porgere di quell'attore, il tipo di modo di dire le cose, il tipo di carattere si prestano straordinariamente magari a quella faccia, anche se vocalmente non c'è questa assonanza perfetta. A distanza, ascoltando un'altra lingua, un altro attore, un altro modo di recitare, un altro modo di porgere, perché poi anche il modo di porgere le cose cambia da lingua a lingua,
possono succedere questi fatti. Adesso non entro nello specifico, ma entro nel fatto del quale non è detto, ed è successo in mille occasioni, che un attore che tu hai doppiato 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte egregiamente, tu continui sempre a doppiarlo. Per qualcuno che arriverà un giorno, tu non sarai adatto a farlo. A volte in ottima, buona, buonissima fede, altre volte meno. Io il discorso relativo al fatto che si voglia cambiare non lo condivido, però fa parte del gioco, lo accettiamo tutti. Poi secondo me ci sono anche delle piccole rivincite che volendo ci si riprende, perché anche a me è capitato di non doppiare Brad Pitt in Troy, mi hanno addotto motivazioni dettate da problemi del regista che voleva cambiare la voce, voleva sentire e le aveva cambiate anche nelle versioni tedesca, spagnola e francese. La piccola soddisfazione è che poi dopo Troy Brad Pitt ho continuato a doppiarlo io, quindi questo già ti ripaga. L'unica cosa che discuto è che gli americani, oltre ad essere un po' con i paraocchi, hanno questa fissazione dell'età, non capendo che il nostro mestiere, sì, è vero, invecchiamo anche noi come vocalmente, infatti se sentite la mia voce di adesso a quella paragonabile con Casey Keaton c'è una bella differenza, però non si può rimanere ancorati al fatto che se tu hai 50 anni devi solo doppiare un cinquantenne, o se hai 30 anni. Io vi faccio l'esempio di un mio carissimo collega che è Alessandro Rossi, e siamo nati a distanza di un mese l'uno dall'altro, siamo tutti e due del 55, lui è nato ad ottobre, quindi anche più piccolo di me, io sono nato a settembre. Ebbene, più di una volta è capitato che io abbia doppiato suo figlio, questo a dimostrare che nel nostro mestiere non è l'età che fa il personaggio o la voce, ma è quello che la natura ti ha dato. A me ha dato una voce, grazie a Dio, giovane, e credo di continuare ad averla, di giovane, e non è detto che perché io adesso non ho l'età di Will Smith non possa doppiarlo egregiamente anche se lui ha 10 anni di meno. La stessa cosa vale per lui, ma vale per tutti noi. E al contrario, i suonatori come Alessandro Rossi non hanno quasi mai potuto doppiare ragazzi. Avevano a 25 anni la voce più fonda che facevo io adesso. Sarebbero stati dei mostri vocalmente. Poi la vita capita di incontrare le persone così, ma la sensazione che hai è di avere una voce sbagliata rispetto al corpo. Finché gliela data la natura va bene, ma in volte alla doppiaggio mi sembra eccessivo, no? Io starei qui quasi tutta la sera a doppiare questi due personaggi. E allora chiedo solo se il pubblico vuole fare qualche domanda, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Certo, qualche domanda. Quanti soldi prendo? Bravo, bisogna essere pragmatici, ma che ce ne frega? Dai, guarda, non ti dico, adesso non è quantificabile, nel senso che varia molto dalla categoria di lavoro che fai. È ovvio che più sali di livello e più fai film importanti o attori importanti, più c'è una gratificazione anche dal punto di vista economico. Posso solo dire che non siamo una categoria proprio di poveracci, insomma, ci trattano bene. Poi lavoriamo anche tanto, ci sono delle non è che è tutto bello, hai doppiato Brad Pitt, quello si è messo due mesi a casa un panciotto, non è proprio così, però rispetto a tante categorie di professionisti prendiamo quello che mi sembra, non dico giusto, ma insomma veniamo ben trattati. Io avrei una domanda: perché nella luce del giorno non hai sbagliato mai Michael Fox? Nella luce del giorno? Non c'erano nessuno dei due? No, ma perché esistono più compagnie di doppiaggio? Certo. Esistono molte società di doppiaggio, esistono diverse situazioni economiche, anche di appalti, di attribuzione dei lavori e delle voci. È lo stesso motivo per il quale non abbiamo doppiato Michael J. Fox, la stessa persona in tutta la trilogia. Quindi capita anche che arrivi un prodotto diverso e venga affidato a qualcun altro che direttamente dice: vabbè, questo l'ha fatto Vincent Caio, ma può fare anche quell'altro. Va bene,
tu faccia quell'altro, e così succede. Ci sono attori che hanno avuto 10 doppiatori diversi, 12 doppiatori diversi, per cui non c'è da stupirsi. No, no, aspetta, ieri sono episodi continui di questo tipo. Stato, l'attore era Fred Murray Abraham. Frank Murray Abraham, l'hanno doppiato in 10. L'hanno doppiato in 18. Ecco. E ieri sera hanno fatto la lista, ma non parliamo dei 18. 18 signori attori. Gente forte. Faccio l'esempio di Billy Bob Thornton, che è un attore estremamente versatile, estremamente rare. Nello stesso anno lui ha fatto Bandits e L'uomo che non c'era, un film noir, bianco e nero, uno, una commedia brillante, l'altra. In uno l'ho doppiato io, alleggerendomi la voce. Nell'altro l'ha fatto l'Alberto Maria Merli, che ha una voce che è il doppio della mia, e vi assicuro che erano perfetti tutti e due. Quindi dipende anche da cosa fa l'attore in certi film. Può succedere. Prima stavate parlando, no, di questa moda che c'è adesso di dare, di fare doppiare a... ai padri. Ma per noi, per voglio dire, non conosciamo così bene come voi il mondo del doppiaggio, c'è un buon binario, cioè ci sono nuovi doppiatori, c'è una scuola, c'è un... per noi non è facile, cioè ci sono nuovi bravi doppiatori. Come sempre ci sono stati. Ci sono le nuove generazioni e c'è chi comincia con più difficoltà, c'è chi comincia con meno difficoltà, c'è chi ha più talento. E inevitabilmente nel nostro mestiere, indipendentemente da tutte quelle che sono le connotazioni realistiche, pratiche, è chiaro che chi c'è già e ha già dimostrato quello che sa fare è facilitato rispetto a chi arriva, ma questo vale per tutte le professioni. Ma in ogni caso, nel nostro settore, se tu hai talento, se tu hai capacità, se sai muoverti, ma dove muoverti vuol dire però manifestare proprio la tua capacità di sviluppare questo lavoro, alla fine riesci a farlo, è anche bello. È chiaro che i passaggi generazionali sono lenti, anche perché la voce ci regala una fascia piuttosto lunga in cui resta più o meno stabile. Quindi, non so, faccio un esempio. A 30 anni più o meno io reputo di aver trovato la mia voce, perché poi uno la trova anche crescendo, cambiando, migliorando, e credo che durerà ancora per molto più o meno uguale. Quindi alcuni ruoli continuerò a farli io, anche se il vecchio di 10 anni, di 15 anni, è esattamente come lo farà Sandro. Quindi c'è un giovane bravo di talento che potrebbe fare certi ruoli, ma per certe circostanze non li fa, ne farà altri, però sei bravo. Guarda, riguardo finisco, riguardo la storia del vivaio e delle scuole, noi adesso collateralmente alla manifestazione del Gran Premio del Doppiaggio abbiamo messo a disposizione degli stabilimenti di doppiaggio dove si poteva venire a fare, si chiamava l'operazione doppiatore per un giorno, cioè si poteva venire in sala, assistere al doppiaggio di quello che c'era, e fare domande, informarsi e eventualmente anche provare a fare il doppiaggio. Abbiamo notato un entusiasmo quasi che non ci aspettavamo, nel senso che io mi sono trovato l'altra sera in sala 8 ragazzi che non si sono mossi per 3 ore a vedere e volevano rimanere ancora. Ho detto ragazzi, sono 7:30, io vado a casa. Quindi c'è un grande interesse. Quello sul quale non sono d'accordo, lo dico a tutti quelli che vengono in sala da me, credo che Teo sia d'accordo con me perché fa parte di una generazione che è cresciuta in sala e con l'esperienza della sala. Quello che non sono su cui non sono d'accordo è che le scuole possano formare i doppiatori. E le scuole possono semmai dare un'infarinatura al doppiaggio. Poi la vera scuola è quella nella sala, accanto al direttore o in sala stessa, a sentire i veri professionisti e captare da loro i segreti. E le scuole hanno dimostrato che non hanno creato grandi doppiatori. Semmai grandi doppiatori, e purtroppo questo devo dire che di fuori classe ne escono sempre meno. C'è un grande livellamento verso l'alto, ma poi purtroppo i Ferruccio Amendola, gli Oppino Rinaldi, Locchi ne escono sempre meno, è normale che sia così, è come i Maradona o i Pelé, quindi questo è normale.
però ripeto, la sala di doppiaggio e l'esperienza quotidiana sono tutt'altra cosa rispetto a quella che è la scolastica dei corsi, senza contare che qualcuno non è nemmeno tanto serio, quindi ci starei molto attenti. Però ripeto, non voglio scoraggiare nessuno, è un grande mestiere, è bello, è divertente, piace tanto ai ragazzi, ci vuole però tanta pazienza. Qualcuno viene da noi pensando di venire e il giorno dopo di andare in sala, poi si rende conto che è come il rovescio di Federer. Guardando in televisione è facilissimo, poi quando vai sul campo non ne becchi uno. L'ultima domanda. Sì, non viene una cosa. Alcuni giornalisti, primo di Cina per esempio, sto pensando poco fa, Claudio Masenza che scrive su chat, che sono assolutamente contrari al doppiaggio, cioè i film esteri, sono stati americani soprattutto, non vanno doppiati perché si perde il senso dell'opera. Quindi anche nel senso della volontà dell'autore e in questo caso degli attori. Chiaramente poi un'opinione diversa, ma cosa ne pensate di questa posizione di Masenza, in questo caso come viene risposta? È come dire all'oste se il vino l'ha bevuto o no. Però voglio dire, adesso cercando di essere invece un minimo più obiettivo, io non voglio parlare solo per il mio interesse o per l'interesse della categoria, lo dimostrano i fatti. Delle operazioni di questo tipo, soprattutto nelle grandi città, sono state fatte, cioè di cercare di mandare in sala su 20 sale di proiezione, in una o due sale, il prodotto in lingua originale. È culturalmente un'operazione encomiabile che poi si è dimostrata un fallimento dal punto di vista economico, perché quelle sale erano frequentate da poche persone che hanno la fortuna di conoscere bene l'inglese e che con il francese, la lingua che del film in oggetto, e basta. Quindi un conto è fare un'operazione culturale, e un conto è, come oramai è nella storia di tutti i giorni, ma non solo del doppiaggio, dappertutto, oramai facciamo i conti con quello che i film incassano. Guardate, sono dei film bellissimi, meravigliosi, ma che durano 3 giorni. Purtroppo perché non c'è più il tempo di aspettare, perché la settimana dopo ne escono già altri 10 e quella sala deve essere libera per un film che incassa di più. Quindi io capisco la posizione dei critici, non la capisco nei confronti di noi italiani, perché sinceramente facciamo delle operazioni di altissimo livello sul prodotto, non sono mai né un tradimento di quella che è la parte originale del film. Quindi siamo pressati dai supervisor perché non si cambi una virgola del senso delle parole e anche della vocalità degli attori. Quindi oramai la nostra operazione, di questo ogni tanto ci lamentiamo perché ci lasciano poco spazio all'iniziativa, oramai le nostre operazioni sono di rifare esattamente quello che il film ha dato in americano, in francese, in inglese, in spagnolo, insomma. Per cui è questo che è la garanzia che il prodotto non è tradito. Poi se uno dice mi piace tanto ascoltare Al Pacino in originale, ha il diritto di avere una sala dedicata dove buon per lui può andarsi a sentire Al Pacino in originale e capirlo. Grazie al cielo c'è anche il DVD, che ha fatto una grande operazione culturale e che ha messo ulteriormente un senso di responsabilità in tutti noi, perché adesso la controprova ce l'hanno tutti. Un tempo, diciamo, si facevano anche un po' di porcate. Si arronzava un po', si aggiungeva una battuta perché è troppo lunga questa pausa. Ma come? C'è un regista, ha fatto una pausa. No, mettiamo quello che dice una cosa fuori campo che chiarisce meglio. Questo grazie al cielo non si può più fare, perché va detto che si sono fatte anche delle operazioni un po' arroganti negli anni 70, in cui comunque appunto nessuno poteva avere la controprova, nessuno conosceva l'inglese, nessuno sapeva niente. Oggi abbiamo una responsabilità molto grossa e secondo me facciamo, come diceva giustamente Sandro, nella stragrande maggioranza dei casi le operazioni molto corrette. È chiaro un elemento, che la riproduzione del suono
della presa diretta in una sala di doppiaggio? Praticamente impossibile. Mettiamoci la metraggio. Detto questo, e sto parlando però solo di sonorità, non sto parlando di emozioni, di coinvolgimento, di recitazione, di atmosfera, sto parlando del suono. È chiaro che il suono di un microfono di presa diretta in un ambiente non trattato acusticamente sarà sempre diverso da quello che possiamo introdurre in una sala trattata acusticamente, con certi requisiti, eccetera, anche se poi spesso il lavoro che si fa nella fase di post-produzione del messaggio al film è quello proprio di sporcare i suoni, ricreare gli ambienti, i riverberi, però non è la stessa cosa. Questo suono, se io voglio applicare alla mia voce la stessa risonanza che hanno queste mani, è quasi impossibile. Le mani però sono nella corona internazionale e suoneranno esattamente così. La mia voce non suonerà mai così, suonerà sempre diversa. Quindi questa è una mediazione tecnica su cui non c'è soluzione. Sul fatto culturale, secondo me, bisogna farsi un po' meno masturbazioni mentali sul fatto che certe battute le dobbiamo cambiare, ma le dobbiamo cambiare perché non le capisce nessuno. Certi modi di dire, certe cose che fanno ridere, sarebbe come se noi pensassimo di fare un film in italiano, doppiare l'americano e dire a un certo punto, ah, mi sembra di Maurizio Costanzo. Loro cosa dicono, Maurizio Costanzo? Diranno Down Redder, diranno un altro. E cosa faccio? Mi sento tradito? No, hanno fatto un'operazione di mediazione culturale. Nessuno si arrabbia mai per come sono tradotti i libri. Perché tutti si arrabbiano per come si doppiano i film? Ma qualcuno legge i libri in lingua originale? Mi faccio solo questa domanda. Purtroppo dobbiamo finire perché sennò Satta non mi dà da mangiare stasera. E anzi non ci dà da mangiare. Per concludere e dimostrare a tutti che questi sono doppiatori veri, vi faremo doppiare dal vivo una scena di Ritorno al Futuro che prima guarderemo e poi loro doppieranno dal vivo, ma attenzione che la parte di Teo Bellia non c'entra niente, nel film non è doppiata da lui, lui fa un postino. Anche perché mi sono già esibito l'anno scorso, nell'edizione precedente, doppiando Ritorno al Futuro 1, quindi quest'anno ti faccio volentieri da spalla. Due mesi e 12 giorni, siete qui per favore. Prego.